L'inizio del graduale fine lockdown sarebbe confermato al 4 maggio. L'allentamento sarà probabilmente applicato in modo diverso da regione a regione, lo ha scritto il Presidente del Consiglio. Domani è la giornata mondiale della Terra, un flash mob virtuale per ribadire con forza che per rilanciare l'economia post-Covid-19 è fondamentale promuovere le politiche ambientali. Atto intimidatorio al giornalista Valentino Sucato. Sconosciuti hanno cercato di dare fuoco al portone di casa a Missil Mary. Indagano i carabinieri. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di martedì 21 aprile. Come avete ascoltato nei titoli, sembra essere confermata la data per l'inizio del graduale fine lockdown. Il 4 maggio l'allentamento delle restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria sarà applicato probabilmente in modo diverso da regione a regione. Lo ha scritto Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Stamane il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha dato qualche anticipazione sulla sua pagina ufficiale di Facebook sulle modalità che probabilmente verranno attuate nella prima fase della riapertura, che sembra ormai essere confermata il 4 maggio. Le modalità di graduale fine lockdown potrebbero variare da regione a regione. L'allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato, ha iniziato a spiegare il Presidente del Consiglio. Dobbiamo riaprire sulla base di un programma che prende in considerazione tutti i dettagli e incroci tutti i dati. Un programma serio e scientifico. Non possiamo permetterci di tralasciare nessun particolare, perché l'allentamento porta con sé il rischio concreto di un deciso innalzamento della curva dei contagi e dobbiamo essere preparati a contenere questa risalita ai minimi livelli, in modo che il rischio dei contagi risulti tollerabile, soprattutto in considerazione della ricettività delle nostre strutture ospedaliere. Vi faccio un esempio, ha continuato Giuseppe Conte. Non possiamo limitarci a pretendere da parte della singola impresa il rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, che pure abbiamo predisposto per questa epidemia. Dobbiamo valutare anche i flussi dei lavoratori che la riapertura di questa impresa genera. Le percentuali di chiusi mezzi pubblici, mezzi privati, in quali orari, con quale densità. Come possiamo garantire all'interno dei mezzi di trasporto la distanza sociale? Come possiamo evitare che si creano sovraffollamenti, le famose ore di punta, come favorire il ricorso a modalità di trasporto alternative e decongestionanti. Questo programma deve avere un'impronta nazionale, ha aggiunto il Presidente del Consiglio, perché deve offrire una riorganizzazione delle modalità di espletamento delle prestazioni lavorative, un ripensamento delle modalità di trasporto, nuove regole per le attività commerciali. Dobbiamo agire sulla base di un programma nazionale che tenga però conto delle peculiarità territoriali, perché le caratteristiche e le modalità di trasporto in Basilicata non sono le stesse che in Lombardia, come pure le recettività delle strutture ospedaliere cambia da regione a regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagiati e dei pazienti di Covid-19. È per questo che abbiamo gruppi di esperti che stanno lavorando al nostro fianco giorno e notte. C'è Angelo Borrelli che sin dalla prima ora ci aiuta per tutta la parte operativa, con le donne e gli uomini della protezione civile. C'è Domenica Arcuri che sta mettendo le sue competenze manageriali al servizio dell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e delle apparecchiature medicali di cui le regioni erano fortemente carenti. Pensate, ad oggi abbiamo fornito alle regioni 110 milioni di mascherine e circa 3.000 ventilatori per le terapie. C'è Silvio Brusaferro che insieme agli altri scienziati ed esperti sanitari del Comitato Tecnico Scientifico ci forniscono un'analisi scientifica della curva epidemiologica e ci suggeriscono le misure di contenimento del contagio e di mitigazione del rischio. Più di recente si è aggiunto Vittorio Colao che insieme a tanti altri esperti sta offrendo un contributo determinante per la stesura di un piano per una graduale e sostenibile riapertura che tenga conto di tutti i molteplici aspetti operativi e scientifici. Finanziaria Sicilia, CGL regionale presenta proposte, sostenere ripresa e riconversione di settori produttivi e rafforzare sistema sociosanitario.
La finanziaria regionale va integrata e rafforzata nelle misure che devono consentire di traghettare la Sicilia oltre l'emergenza sanitaria, superando le criticità esistenti e rilanciando l'economia, l'occupazione e lo Stato sociale. Lo ha detto il segretario generale della Sicilia, Alfio Mannino, nel corso del confronto in teleconferenza con l'assessore regionale al bilancio, Gaetano Armao, sui documenti economico-finanziari della Regione. Mannino ha evidenziato alcune criticità, come la sovrapposizione delle misure regionali con quelle nazionali, del decreto liquidità e la mancanza di interventi di natura strutturale e ha avanzato proposte che il governo ha affermato che valuterà dando poi risposta al sindacato. Le parti comunque torneranno ad incontrarsi venerdì prossimo in vista dell'approdo in aula del testo previsto per il 27 aprile. Tra le proposte della CGIL il sostegno agli investimenti e alle imprese per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, la riconversione delle attività produttive tenendo anche conto delle nuove esigenze dalle mascherine ai pannelli in Plexiglas, investimenti innovativi sul turismo tra i settori più colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria. Inoltre il sostegno alle aziende per il lavoro agile, il potenziamento degli ispettorati del lavoro e della medicina del lavoro. Sul piano socioassistenziale la CGIL chiede misure per il rafforzamento dei servizi di assistenza sociosanitaria a partire dal finanziamento di una rete regionale di comunità e prossimità. Quanto alle misure di sostegno al reddito, il segretario della CGIL ha rilevato la vaghezza delle enunciazioni che allarma, ha detto, perché rischia di essere causa di discriminazioni. È necessario, ha sottolineato Mannino, attivare ammortizzatori sociali in deroga per tutti i lavoratori non compresi nelle misure previste dal Governo nazionale, tra cui colf, badanti, operatori del turismo, precari del sistema aeroportuale, circa 150.000 lavoratori per un fabbisogno stimato di 220 milioni di euro. Per quanto riguarda il bilancio, la CGIL ha espresso preoccupazione per lo stato dei conti che potrebbe determinare problemi per il finanziamento di settori come forestazione e trasporto pubblico locale. E sempre finanziaria, gli industriali indicano all'ARS il canale da seguire per far ripartire il mondo produttivo siciliano, flagellato dalla pandemia, contributi alle imprese per mantenere i livelli occupazionali. Un emendamento per la rianimazione delle imprese. Sicindustria, Confindustria Catania e Confindustria Siracusa indicano all'ARS il canale da seguire per far ripartire il mondo produttivo siciliano flagellato dalla pandemia da Covid-19. Agire immediatamente sugli oneri previdenziali relativi al personale a carico delle imprese. Occorre cioè abbattere il costo delle tasse sul lavoro. Servono subito 600 milioni per il 2020, un'iniezione che consentirebbe di rimettere in sesto l'intero settore industriale. 200.000 addetti, circa un quarto degli occupati della Sicilia, un PIL di 9 miliardi di euro e oltre 27.000 aziende che mantengono un indotto articolato e ramificato e alimentano l'export della regione. Le risorse ci sono, rilevano il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese, il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco e il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona. Bisogna rimodulare le attuali linee di intervento. L'importante è dirottare i soldi verso forme di sostegno concreto, niente contributi a pioggia, verso progetti sterili, niente finanziamenti destinati a perdersi in strade senza uscita. L'unico aiuto concreto alle imprese è la riduzione del carico previdenziale relativo ai lavoratori e a carico del datore di lavoro. La proposta, già redatta in forma di emendamento alla finanziaria regionale, ha un obiettivo prioritario: salvaguardare e mantenere i posti di lavoro attuali. La norma, suggerita dagli industriali di tutta la Sicilia, prevede infatti che i contributi vengano erogati alle imprese attraverso l'IRFIS FIN Sicilia, sulla base dell'impegno del datore di lavoro a mantenere per almeno 2 anni i livelli occupazionali dichiarati al 1 aprile 2020. In caso di rescissione del rapporto di lavoro senza giusta causa o giustificato motivo, l'impresa decadrebbe al beneficio in relazione al numero dei dipendenti licenziati. Il contributo alle imprese dovrebbe corrispondere agli oneri previdenziali per i propri dipendenti e comunque fino a un massimo di 500 euro al mese per ogni lavoratore a tempo pieno e in proporzione alle ore di lavoro effettivamente svolte per i dipendenti part-time per un periodo che valuterà l'ARS ma che sarebbe opportuno fosse di 24 mesi. Le imprese che potrebbero beneficiare del contributo sono tutte quelle che hanno sede in Sicilia da almeno 2 anni, escluse dal beneficio le aziende con una partecipazione pubblica superiore al 10%.
E sempre in vista della finanziaria regionale, confronto tra Regione e Comuni, la Commissione Affari Istituzionali e l'ANCI Sicilia hanno discusso su interventi sulle fasce deboli della popolazione e fondo perequativo degli enti locali. L'ANCI Sicilia, audito in Commissione Affari Istituzionali dell'ARS in merito al disegno di legge numero 733, legge di stabilità regionale 2020-2022. All'incontro presieduto dal Presidente della Prima Commissione Stefano Pellegrino erano presenti tra gli altri il Presidente e il Segretario dell'ANCI Sicilia, Leo Luca Orlando, e Mario Emanuele Alvano e l'Assessore regionale delle autonomie locali, Bernadette Grasso. Esprimiamo apprezzamento per il fruttuoso momento di condivisione realizzatosi in prima commissione all'ARS, hanno dichiarato Leo Luca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia. Si è trattato di un primo importante momento di confronto con le commissioni dell'ARS, continua il presidente Orlando, alle quali a partire dalla commissione bilancio è già stata chiesta audizione con riferimento ad altri temi di grande rilievo per la vita dei cittadini e per i servizi resi alle amministrazioni comunali, lavoro, attività produttive, turismo, sport, cultura, scuola. Nel corso dell'incontro si è ritenuto che interventi impegnativi come quelli contenuti negli articoli 7, interventi a favore delle fasce deboli della popolazione, e 9, fondo perequativo degli enti locali, debbano essere attuati in sede di conferenza regione, autonome locali, luogo naturale di confronto tra la regione e le associazioni delle autonomie locali. Desta infine, conclude il presidente Orlando, grande preoccupazione la previsione di trasferimenti ai comuni a attingendo da trasferimenti alla Regione in atto di incerta entità e dovendo essi provenire da intese non ancora formalizzate con il Governo nazionale, e a tal proposito abbiamo fornito ogni contributo e collaborazione anche per consentire impegno, spesa e rendicontazione, superando in sede legislativa ogni dubbio e criticità, e ciò in particolare per le azioni positive a sostegno di comuni e fasce più deboli della popolazione. Analoga preoccupazione discende dall'utilizzo di fondi europei sottoposti a procedure, tempi e rendicontazione di notevole complessità. L'attuale condizione di emergenza sanitaria, cui si collega una pesante emergenza socio-economica, dovrà essere affrontata adeguatamente anche con riferimento alla sopravvivenza stessa dei comuni, unitamente a quella di diversi settori che abbiamo il dovere di sostenere nella fase anche successiva e non di prevedibile durata. Acconciatura ed estetica in Sicilia, perdite per oltre 63 milioni di euro, danni enormi tra saracinesche abbassate e concorrenza abusiva. Confartigianato pubblica le linee guida per accompagnare i saloni alla riapertura. Secondo i dati diffusi dall'ufficio studi di Confartigianato, il mix di lockdown e concorrenza sleale sta generando ampie perdite per il settore dell'acconciatura ed estetica, nel quale in Italia operano 130.000 imprese che danno lavoro a 263.000 addetti. La prolungata chiusura di parrucchieri e istituti estetici sta determinando forti perdite di fatturato delle imprese regolari, che in Italia si stimano pari a 495 milioni di euro al mese. A livello nazionale viene calcolata una perdita economica nell'arco dei 3 mesi di marzo, aprile e maggio, di 1.078 milioni di euro, di cui 63,7 milioni in Sicilia, pari al 18,1% del fatturato annuo, con potenziali pesanti ripercussioni sull'occupazione. I mancati ricavi infatti mettono a rischio il lavoro di 49.000 addetti al settore. Le imprese di acconciature e dei centri estetici, dice con forza Confartigianato Sicilia, devono quindi poter riaprire al più presto nel rispetto delle condizioni di sicurezza che sono state delineate a livello nazionale nei giorni scorsi. Secondo queste linea guida, Confartigianato propone lo svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento, la presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici, permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all'erogazione del servizio e del trattamento, orari di apertura flessibili con turnazione di dipendenti. Limitatamente ai saloni di acconciatura è prevista una delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile, l'utilizzo di postazioni alternative sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti, la distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico un massimo di 2 clienti contemporaneamente. Dal punto di vista igienico-sanitario, Confartigianato propone l'utilizzo di mascherine e guanti, occhiali protettivi o visiere in plexiglass, l'igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni trattamento o servizio, la disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo, l'utilizzo ove possibile di materiali monouso e lavaggio a temperatura adeguata e con prodotti igienizzanti dei materiali in tessuto.
tessuto e il posizionamento di soluzioni disinfettanti all'ingresso in corrispondenza di tutte le postazioni di lavoro a disposizione di operatori e clientela. Domani è la giornata della Terra. Lega Ambiente ha organizzato un flash mob virtuale anche per ribadire con forza e per rilanciare l'economia post-Covid-19. È fondamentale promuovere le politiche ambientali e la cura dei beni comuni. Abbiamo sempre organizzato degli eventi per la giornata mondiale della Terra. Poi tra l'altro quest'anno cade il 50° anniversario. Quindi è una data particolarmente importante, la stiamo purtroppo vivendo non come vorremmo, perché le nostre iniziative da sempre, le mobilitazioni che organizziamo sono sempre, diciamo, legate, improntate a un forte contatto con i cittadini, con i ragazzi, con gli studenti. Quindi essere oggi costretti da quasi ormai 2 mesi in casa non è sicuramente facile. Però è giusto farlo, per fortuna la responsabilità, il senso di responsabilità che ha pervaso tutti i siciliani e gli italiani sta facendo sì che tutto sommato, pur essendo in una grave tragedia, ne stiamo venendo fuori per questa scelta di responsabilità che abbiamo avuto di stare a casa ed evitare che il virus si diffondesse come altre parti d'Italia. Detto ciò, non possiamo dimenticare questi appuntamenti in un momento, come lei stesso diceva, importante e delicato, perché, diciamo, se vogliamo guardare qualcosa di positivo da questa emergenza che stiamo vivendo, quella della ripresa ambientale, del clima, dell'atmosfera, dell'aria che respiriamo, perché appunto il pianeta, quasi l'intero pianeta, si è fermato, credo che sia una delle pochissime cose positive del periodo che stiamo vivendo. Dal mondo passiamo alla Sicilia brevemente. Si continua a parlare di inceneritori. Noi continuiamo a essere duramente, drasticamente contrari. Non è quello che serve per la gestione dei rifiuti. Insistiamo che la risposta deve essere la raccolta differenziata per ridurre al massimo i rifiuti non utilizzati, ma l'obiettivo è quello che in poco tempo bisogna arrivare a quelle percentuali che le normative ancora adesso impongono, quindi noi non disperiamo che anche la Sicilia possa raggiungere quelle percentuali, lo hanno fatto tante altre regioni che erano fino a qualche anno fa nella nostra stessa situazione. Ci pare evidente purtroppo che l'emergenza Covid-19 non ha aiutato tutto questo, non solo è anche in questo settore una brutta battuta d'arresto, ma abbiamo la netta sensazione che si sta purtroppo tornando indietro, quindi bisognerà recuperare su questo terreno. Noi dobbiamo lavorare perché si riducano i rifiuti, anche con atteggiamenti virtuosi da parte dei cittadini, raccolta differenziata, meno rifiuti in discarica, meno costi di gestione, meno tari ai cittadini. Questa è la formula vincente per uscire dalla ormai ventennale emergenza rifiuti nella nostra regione. Anzi, togliamo la parola emergenza, perché l'emergenza è quella che viviamo, appunto, di un virus che in pochi mesi ha stravolto la nostra vita. Quando in Sicilia si continua a sprecare risorse, a non voler affrontare il problema dei rifiuti, per 20 anni non è più un'emergenza, ma è una precisa scelta politica di tutti i governi regionali che si sono succeduti in questi anni. L'esercito sanificherà 3 delle 4 zone rosse siciliane. Da oggi interventi ad Agira, Troina e Villafrati. L'esercito, nell'ambito delle sinergiche collaborazioni con la regione siciliana, è stato ancora una volta chiamato ad intervenire con i propri assetti a salvaguardia della cittadinanza nella delicata emergenza in atto. Il presidente della regione Nello Musumeci, infatti, con un appello al comandante militare dell'esercito in Sicilia, ha chiesto il concorso dei nuclei specializzati per la disinfezione in servizio sull'isola, per l'urgente sanificazione delle aree urbane a maggior frequentazione nei comuni di Troina, Agira e Villafranca, dichiarati zone rosse. L'appello è stato accolto con grande urgenza. Oggi operativo a Villafrati il 4° reggimento Eugenio Guastatori, mentre nel corso della settimana i disinfettori del 62° reggimento Fanteria Sicilia interverranno ad Agira e il nucleo specializzato del reggimento logistico Aosta opererà a Troina.
Il presidente Musumeci aveva anche in precedenza promosso l'intervento dell'esercito. Accanto alla protezione civile, infatti, la Forza Armata opera nel delicato compito di garantire il puntuale approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali in tutte le province, attività ormai in atto da 2 settimane. Gli uomini e le donne dell'esercito sono impegnati con tutta l'energia disponibile, sin dal mese di gennaio in Sicilia, come nel resto del paese, per fornire ogni giorno risposte concrete ad un'emergenza sanitaria che sta profondamente minacciando la salute, le abitudini e gli stili di vita delle famiglie. In tale quadro, il ricorso all'esercito nelle situazioni di maggiore criticità è il migliore riconoscimento delle sue peculiarità in campo capacitivo, sia logistico che operativo, frutto anche delle consolidate esperienze maturate nel corso delle missioni internazionali per la pace. Atto intimidatorio al giornalista Valentino Sucato. Sconosciuti hanno cercato di dare fuoco al portone di casa a Miss Ilmeri. Sul fatto indagano i carabinieri. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile il portone d'ingresso di casa mia, appiccando anche il fuoco e distruggendo più o meno 2 o 3 zerbini che erano là vicini, ma poi praticamente il fumo si è sparso ovviamente per tutto il vano scala, invadendo, andando su in alto fino quasi a invadere anche il secondo piano dove siamo noi, dove viviamo con la mia famiglia, e quindi è andata così. Abbiamo scoperto il tutto poi l'indomani mattina, quando mia moglie alle 10, 10 e mezza ha aperto la porta e praticamente si è resa conto che c'era qualcosa di grave. Abbiamo subito pensato a un incendio, addirittura pensavo peggio, nel senso pensavo alle macchine che abbiamo giù nel magazzino, ma poi correndo ho capito che il problema era ben chiaro, ben definito, man mano scendevo le scale, e che appunto quello che ti ho detto, era stato appiccato il fuoco con liquido infiammabile proprio sul portoncino. Il tuo impegno professionale è riconosciuto a 360 gradi. Quale può essere stato il motivo? Massimo, è difficile spiegarsi un gesto grave e nello stesso tempo, diciamo, inquietante da un punto di vista dell'accaduto. Come hai detto tu, se tu ti muovi su vari fronti, perché comunque noi abbiamo parlato di cronaca a 360 gradi. Io devo dire che negli ultimi anni ho avuto a fianco un signore, un gran signore che è Franco Montagna, che mi ha permesso, insomma, nel mio piccolo, di valorizzare, come dicevi tu, Miss Ilmeri, grazie a un impegno della famiglia speciale che mi ha dato fiducia con Teleone, un rapporto serio, sincero, affettuoso, e abbiamo cercato sostanzialmente nel 95% dei casi di valorizzare le eccellenze del territorio. In ogni caso sono state aperte le indagini da parte degli investigatori. Sì, abbiamo immediatamente, proprio nell'arco di 3 minuti, 4 minuti, capendo già subito quello che era accaduto, ho chiamato subito la caserma dei carabinieri, nella fattispecie ha chiamato il maggiore Montemagno. Ti posso garantire che non sono passati meno di 8-10 minuti. Io ho avuto qui il maggiore, ho avuto anche il comandante di stazione. Devo dire anche, questo non è secondario, anche la vicinanza che mi ha mostrato l'intera arma dei carabinieri. Ovviamente il mio impegno è chiaro, cioè si continuerà a lavorare laddove le nostre forze ci permettono di andare, perché comunque vedi questo territorio che se ne dica ha bisogno di andare avanti. A proposito di questo, il sindaco di Miss Ilmeri, Rosalia Stadarelli, è intervenuta sull'intimidazione ai danni del giornalista Valentino Sucato. Un vile gesto all'indirizzo del nostro amico giornalista Valentino Sucato, un vile gesto che va sicuramente condannato, perché l'attività che Valentino svolge per il nostro territorio è un'attività di informazione. Qualsiasi attività che viene svolta nel nostro territorio, a prescindere che coinvolga l'amministrazione ma oppure tutte le altre istituzioni, viene raccontata in maniera egregia dal nostro capo
caro amico Valentino, che sicuramente non meritava di ricevere un atto di questo tipo. Atti del genere vanno comunque condannati, atti del genere non ci appartengono e restituiamo al mittente il no. Il no perché Miss Ilmeri non è contro ad atteggiamenti di questo tipo. Incoraggeremo Valentino a continuare la sua attività, saremo a fianco di Valentino in questo periodo perché tutti i misilmeresi, e me ne assumo la piena responsabilità perché li rappresento, tutti i misilmeresi sono al fianco di Valentino perché Valentino è una persona per bene, perché Valentino sa fare il suo lavoro, come direbbero in tanti, perché vogliamo che Valentino continui a raccontare quello che è il nostro quotidiano. E riteniamo che oggi, in un momento di restrizione, avere Valentino in giro che raccontava quello che è la nostra vita, quelli che sono i nostri percorsi, è di fondamentale importanza. Per cui oggi ci stringiamo alla famiglia di Valentino, a lui, ai suoi figli, alle sue figlie, a sua moglie, e insieme diciamo: forza Valentino, non dobbiamo arrenderci. Amara terra sì, ma non dobbiamo arrenderci, perché comunque la vogliamo sempre bellissima. Guardia di Finanza di Palermo, scoperta una rossicceria in attività nonostante i divieti. Titolare denunciato e multati due riders adibiti alle consegne a domicilio. Una rosticceria aperta nonostante il divieto di lavorare nei giorni festivi. A scoprirlo gli uomini della Guardia di Finanza di Palermo, che poco prima avevano fermato due riders che stavano facendo delle consegne a domicilio provenienti dall'attività commerciale in questione sita in via Roma. I militari hanno trovato il locale con la saracina scalzata. Il titolare si è giustificato motivando la sua presenza con la necessità di sanificare gli ambienti e dichiarando di non aver effettuato alcuna cessione di cibi o bevande. L'uomo di 46 anni, oltre a essere stato sanzionato per violazione del divieto di apertura nei giorni festivi in relazione all'ordinanza della Regione Sicilia, è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale. I militari inoltre hanno segnalato all'autorità regionale la constatazione della violazione per l'adozione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.